Allo stesso tempo, oggi è impossibile definire una data certa perché dobbiamo almeno verificare come reagirà la curva dei contagi nelle prossime 2 settimane, dal momento che solo 2 giorni fa il Paese ha avviato la graduale fase di riapertura e dovremo anche ricevere le valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico e solo allora il Governo potrà decidere. Il mio impegno a favore di tutto il mondo dello sport, ho concluso, è raccontato dai fatti. I 2 decreti già approvati e quello che ci accingiamo ad approvare contengono misure straordinarie adeguate a questa terribile situazione, al fine di limitarne enormemente i danni per tutti i settori, calcio tra questi, e che spero possano rappresentare per il calcio, ma anche per tutte le altre discipline, lo sport di base, un'occasione per rigenerarsi, riformarsi e ripartire più di prima. Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Andrea Rossi per 2 minuti. Prego, collega. Grazie, grazie Ministro. Ovviamente il nostro gruppo, come era ben evidenziato all'interno dell'interrogazione, non chiede in questo momento una data certa, ma sicuramente quello che viene chiesto è quello di valutare ed esperire tutte quelle che sono le possibilità per una ripartenza dei campionati, consapevoli, come dicevo prima, delle diverse peculiarità, anche tra la Serie A, la Serie B e la Lega Pro e la Lega Nazionale Dilettanti. E lo chiede di farlo certo, in sicurezza. Certo con un protocollo sanitario alla pari di altri settori, ma penso che sia in capo a noi, che oggi siamo chiamati in modo pro tempore dal governo del Paese, ad assumere le decisioni. Fa parte appunto della nostra responsabilità. Per fare questo io penso che ci siano 2 elementi fondamentali. Il primo, che dobbiamo uscire da una dimensione elitaria, da un'idea, da una dimensione elitaria del calcio. Da quelle che sono appunto potenziali contrapposizioni tra professionismo e sport di base. A noi spetta, ai vari livelli, il compito di unire e di tenere insieme tutto il sistema sportivo. Da un lato il professionismo, che sappiamo che una sua ripartenza produrrebbe un danno enorme. Alcuni dati, una potenzialità di perdita del 38% degli occupati, stiamo parlando di quasi 50.000 posti di lavoro, un'incidenza di 4 miliardi sul PIL rispetto ai 10 generati, sia in modo diretto che in modo indiretto, 500 milioni di perdita netta del sistema sportivo al netto dei 380 80 milioni dei diritti TV e di conseguenza ovviamente un danno erariale, visto che il sistema calcio, come tutti voi sapete, produce 1,3 miliardi di entrate per lo Stato. E appunto tenere insieme però anche lo sport di base, quelle 50.000 società, quelle 570.000 partite, di cui 65.000 a livello giovanile, che rappresentano per noi un presidio sociale, di comunità, di prossimità e che sono fondamentali per la presenza del volontariato nel nostro territorio, alle quali società dello sport di base. Io so che lei, signor Ministro, saprà dare risposta, come è già accaduto col Cura Italia, anche al decreto maggio, tenendo attenzione e dando sostegno appunto e ristoro a queste società. Concludo, non esiste dal nostro punto di vista, appunto, non può esistere sport di base senza la veterina del professionismo, ma non può neanche esistere il professionismo senza il lavoro e la passione delle tante squadre dilettanti presenti sul nostro territorio. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 31514 del deputato Tasso concernente iniziative volte alla copertura dei posti degli insegnanti di sostegno. Il deputato Antonio Tasso ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, collega. Grazie Presidente. Ministro Azzolina, in questa grave emergenza sanitaria e sociale la scuola pubblica italiana soffre per la mancanza di circa 80.000 titolari di cattedre di sostegno. Questo si traduce in un danno grave e duraturo nel tempo per le alunne e gli alunni con disabilità, perché c'è il notevole rischio che cambino docente ogni anno o più volte nello stesso anno e siano privati della continuità didattica. Nelle ultime settimane oltre 14.000 nuovi docenti di sostegno hanno conseguito la specializzazione e sono già stati selezionati da 3 prove concorsuali estremamente selettive con oltre l'80% di bocciati. Essi posseggono titoli e preparazioni che consiglierebbero, in un quadro di buona gestione della pubblica amministrazione, la loro immediata immissione in ruolo che, unitamente ai docenti ancora presenti nelle graduatorie di esaurimento di merito, garantirebbero la copertura di circa 20.000 posti sugli 80.000 vacanti, quindi il 25% del fabbisogno. Allora le chiedo, Ministro, perché anziché procedere con un concorso, a mio avviso, me lo consenta, mal strutturato e costoso, non si tutela il diritto dei ragazzi con Collega, disabilità deve concludere. alla realizzazione, concludo Presidente, del loro progetto di vita supportandoli con tutti i docenti di sostegno già specializzati nel rispetto della legge 104. Grazie. La Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministra. Grazie, Presidente.
Onorevole Tasso, condivido pienamente con lei l'esigenza di assicurare il successo formativo, la continuità didattica, il diritto all'inclusione di tutti gli studenti. Parimenti condivisibile è l'auspicio che le legittime aspirazioni degli insegnanti specializzati sul sostegno si realizzino. Questo è uno degli obiettivi che il Governo intende perseguire.